Innanzitutto buonasera, ringraziamo tutte le persone che sono venute qui ad ascoltare questo incontro, ringraziamo soprattutto Giovanni Lindo Ferretti che ci ha dato la possibilità finalmente di poter parlare con lui. Era ormai il tempo che chiedevamo se appunto poteva venire qui per confrontarsi con noi giovani che organizziamo la Treiu. Negli anni passati non c'è stato modo e abbiamo trovato finalmente questa occasione, per cui gliene siamo molto grati. E appunto la prima domanda che vorrei fare a Giovanni Lindo Ferretti, entrando subito nel vivo dell'incontro, è proprio perché ha deciso di accettare l'invito a questa festa. Apro una breve parentesi su questa festa perché non la conoscesse, perché magari appunto è venuto ad ascoltare questo incontro e non ha più o meno l'idea di ciò che significhi realmente Atreyu. Atreyu innanzitutto è il personaggio della storia infinita che combatte con i propri sogni e con le proprie armi il nulla che avanza. E la generazione che costruisce questa festa fisicamente, che la immagina prima e che poi la monta, vuole combattere attraverso i propri sogni il nulla che avanza, il nulla che avanza oggi. Per cui coloro che dicono che tutto è uguale, che soprattutto non esistono più le differenze, non esiste più un reale motivo per continuare a combattere, e che tanto vale costruirsi un futuro senza pensare alla direzione che prende la nostra società. E quello che noi facciamo qui dentro è cercare di costruire un modello di comunità che rappresenti un esempio per la società tutta, per cui senza alcuna presunzione rappresentare ed essere comunità. Essere comunità vuol dire capire che tra di noi ci sono persone differenti, che ognuno ha i propri difetti e i propri pregi, ma che ognuno di noi può fare qualcosa affinché il gruppo umano cresca, condivida delle esperienze. Noi viviamo nel tempo della perdita delle esperienze. Spesso la tecnologia, se mal utilizzata, ci porta a ridurre la possibilità di vivere il nostro tempo in modo reale, in modo sincero e in modo vero. E pensare che questa festa viene costruita da persone che tolgono tempo ai propri impegni per costruire qualcosa di reale, che poi accade veramente, che quindi non sta solamente su uno schermo. Poi sì, c'è anche per esigenze di tipo tecnico e perché è importante che anche gli altri sappiano quello che sta succedendo qua dentro. Però il sapere e il vederci qui, ancora oggi, dopo tanti anni, e con così tante persone che hanno meno di 20 e di 30 anni, a costruire questa festa e avere l'opportunità di incontrare personaggi come Giovanni Lindo Ferretti è una nota di merito che sottolineo. E passo subito alla domanda: perché hai scelto e hai accettato il nostro invito? Calano lenti dal nord e dall'oriente al ponte tremolante della via dei Franchi. Gli occhi Roma eterna, urbe puttana e santa, urbe puttana e santa. In summa quoque, pardonis Alpe, in loco qui dicitur pons tremolans. Passa il tempo come l'acqua sotto il ponte, un'alluvione di tanto in tanto, un'alluvione di tanto in tanto, ma il ponte stabile, io tremolante. Io non sono un politico, non sono un capopopolo e quindi non potete chiedermi delle cose che non stanno nelle mie facoltà e nei miei interessi. Per la maggior parte delle domande io non ho risposte. Io posso raccontare la mia vita, posso raccontare delle mie esperienze, perché sono qua per tanti motivi, alcuni buoni, alcuni meno buoni. Per lungo tempo sono stato una specie di icona della sinistra alternativa, ma sono cresciuto, come mi auguro facciate tutti voi, sperando di essere sorpreso dalla vita. Mi sono ritrovato stretto nel ruolo che mi era stato assegnato, ho
ho cercato di scappare, non ci sono riuscito, sono tornato indietro. Comunque credo che finché si è vivi ci si debba permettere di essere sorpresi dalla vita e non ci si debba accontentare di risposte che in qualche modo sono ideologiche, cioè che bloccano il mondo in modo che noi possiamo interpretarlo con tranquillità. Quando ero il cantante dei CCP, tanto tempo fa, un giorno a un concerto in Umbria, non ricordo bene, in un luogo deputato della sinistra, non so se era una festa dell'unità o comunque una festa, io non ho mai avuto esperienze che, nella mia vita giovanile, che non fossero legate alla sinistra, nella mia vita giovanile e anche adulta. Stavo andando al bar e mi ha affiancato un ragazzo che era esattamente uguale a tutti gli altri, faceva parte del pubblico dei CCP in qualche modo. Mi ha salutato e mi ha detto: "Ah, Ferretti, dove vai? Vado a bere un caffè, posso aiutarlo io?" "Sì, volentieri." E poi mentre andavo verso il bar, lui mi ha guardato e mi ha detto: "Oh, io sono un fan dei CCP, ma sono un giovane del movimento sociale." Io sono rimasto bloccato, e poi l'ho guardato, era bello, cioè era assolutamente umanamente simile, non aveva un marchio genetico che lo differenziasse dagli altri. E poi ho detto: "Loro sono i miei amici." Io li ho guardati e loro erano assolutamente uguali. Ho detto: "Dai, beviamoci questo caffè che mi rimarrà sullo stomaco." E sono andato a bere il caffè e poi alla fine del concerto ho parlato con Annarella e Zamboni, con i CCP che ho fatto, e ho detto: "Oh, oggi per la prima volta si sono palesati dei fans dei CCP che comunque sono giovani fascisti." E in realtà nessuno di noi era rimasto così stupito come avremmo dovuto essere, perché era ovvio per noi ed era ovvio per il nostro pubblico che in realtà l'impatto che noi avevamo sulla realtà era prepolitico, era giocato in una dimensione che era propria dell'umanità, magari di una umanità in rivolta, e sono tante le rivolte plausibili, dipende da tante cose e la maggior parte di queste cose non sono riducibili a pura ideologia, sono riducibili ad accadimenti della propria vita. C'è un bellissimo romanzo sulla resistenza italiana che dovrebbe essere il momento che più ci divide, pensando che ipoteticamente io sono di sinistra e voi siete di destra. L'ha scritto uno scrittore che amo moltissimo, si chiama Una questione privata, perché molto spesso poi dobbiamo trovare delle giustificazioni ideologiche. La questione privata è di Beppe Fenoglio. In realtà ha condizioni che sono prettamente determinate non esattamente dalla nostra ideologia, ma da un insieme di contesti e di accadimenti che ci stanno intorno. Quando mi è stato chiesto la prima volta di partecipare a una festa dei giovani di destra, io ho detto: "No, non vengo non perché voi siete di destra, non vengo perché io non vado da nessuna parte." Ho passato un po' di anni in cui mi sono dedicato soltanto alle esigenze di mia madre, che era sempre più vecchia, sempre più malata, e ringrazio Dio per aver avuto la fortuna di potermi dedicare a lei per un po' di anni. Poi mia madre è morta e io sono tornato senza volerlo, così, in un coacervo, in una dimensione pubblica, e mi sono arrivate due richieste praticamente lo stesso giorno: perché non viene la festa del Fatto Quotidiano, perché non viene la festa di Atreju. Io ci ho pensato un attimo e ho detto: "Sì, vengo alla festa del Fatto Quotidiano e vengo alla festa di Atreju." So che ci sono state un sacco di battute più o meno felici, o comunque un sacco di problematiche, non per il Fatto Quotidiano, che secondo me era quello più problematico, ma la festa di Atreju. Però credo che siamo tutti liberi, insomma. Io sono qua perché innanzitutto non conosco questo pezzo di mondo e comunque sono interessato a tutto ciò che fa parte del mondo, perché ci sono molte cose che ci legano, tante non le so io e tante non le sapete neanche voi, e comunque perché sono vivo. E finché sono vivo ho voglia di guardare intorno con attenzione quello che succede,
e non fermarmi a una dimensione in cui tutto è già stato definito, questi sono i tuoi amici, questi sono i tuoi nemici e questi non sono niente. Vorrei capire un po' di più di quello che mi stai intorno. Il titolo dell'edizione di questo Atreju è Grande finanza contro i popoli, perché abbiamo voluto rappresentare questa guerra neanche tanto immaginaria che si sta svolgendo tra i centri di potere finanziari e le esigenze e i bisogni primari dei popoli. In alcune tue canzoni tu in realtà già prevedevi un futuro dove la politica virtuale e avrebbe in qualche modo influenzato le nostre vite, dove ci sarebbe maledetta la credit card, dove avremmo maledetto la Fininvest. E sia nella canzone Maledirai che nella canzone Barbaro tu calchi molto la mano sul fatto della sopravvivenza dell'uomo in un contesto dove appunto il divario che crea la tecnologia è ampio, è forte, e soprattutto il rischio che questa tecnologia domini l'uomo e non viceversa è molto, insomma, è molto evidente e è pericoloso. E non credi forse di aver accettato anche in qualche modo l'invito a questa festa perché hai trovato delle similitudini magari nel sottotitolo della nostra edizione e quindi qualcosa di cui parlare, qualcosa su cui trovarci d'accordo in qualche modo, perché no? Beh, io il procedere della mia vita non è mai stato un procedere nascosto, quello che ho pensato, visto che faccio il cantante e quindi non so cantare, non ho particolari interessi verso la musica, ma è quello che mi è successo nella vita, è quello con cui mi mantengo da 30 anni. E in realtà il cantare accompagna la mia crescita umana ed è una riflessione costante e continua rispetto alla vita, rispetto al mistero della vita. Il fatto che io sia cresciuto e sia cresciuto in un mondo di sinistra che è tutto quello che io per lungo tempo ho conosciuto e poi che in maniera progressiva questo mondo in cui vivevo mi abbia fatto crescere in me una insoddisfazione sempre più grande, fino a pensare che quel mondo, io in quel mondo non mi riconosceva più, non significa nient'altro che questo. Non è perché io sono cresciuto di sinistra e ho smesso di essere di sinistra, non vuol dire che io sono di destra, vuol dire che non sono più quello che sono stato, e sono in una specie di vuoto. Mi verrebbe da dire con Camillo Langone, visto che non sono di sinistra, sono di destra divina. Però se lo dice Camille Langone mi fa sorridere, se lo dico io mi sento un coglione, e quindi questa cosa qua non funziona. Ci sono tante cose che mi legano a molte storie che io pensavo che fossero molto, molto lontane da me. Io credo che i pericoli più grandi che l'uomo inteso come persona, come condizione umana, si trovi oggi ad affrontare siano riducibili a poche cose perché ci si possa capire. Da un lato l'uomo deve difendersi da una situazione che considera l'essere umano un materiale genetico su cui si può intervenire perché la tecnica lo permette. Quindi la riduzione della condizione umana a materiale genetico, questo è uno dei grandi pericoli che la nostra società deve affrontare. Nessuno ancora oggi ha idea di come affrontarlo, però questa è una guerra vera. Il secondo pericolo è la scarnificazione dell'uomo, cioè il ridurre l'uomo a spiritualità, a pura spiritualità. L'uomo è carne, senza la dimensione della carne non esisterebbe nemmeno l'incarnazione, per cui non esisterebbe nemmeno la possibilità di essere salvati. Allora, da una parte la riduzione dell'uomo a materiale genetico, dall'altra parte la riduzione dell'uomo a virtualità, a spiritualismo, a buoni sentimenti. Questi sono i due grandi pericoli che secondo me l'umanità affronta in questo periodo, e questo mi riguarda perché io sono un essere umano e sono vivo.
Poi c'è, ci sono tutta una serie di pericoli che sono propri della dimensione politica che noi stiamo vivendo. C'è è in atto un attacco, io la chiamo una truffa, la truffa più grande che una piccola oligarchia abbia mai intentato rispetto ai propri popoli, ed è la storia che si sta concretizzando nell'Unione Europea, per cui in realtà la dimensione dell'uomo viene ridotta ad una specie di bifronte creditore consumatore, cioè produttore e consumatore. E allora, se l'uomo è soltanto questo, se l'uomo è definibile tale perché produce e perché consuma, subentrano tutta una serie di problemi che faccio persino fatica a denucleare. Però non c'è dubbio che se l'uomo non è altro che una duplicità di produzione e di consumazione, tutta quella che è la storia dell'umanità va a decadere, perché non ha più non c'è più nessun valore in tutto quello che l'umanità, in tutto il percorso che l'umanità ha compiuto dalle origini fino ai giorni nostri. E quindi mi guardo intorno, non c'è dubbio. Quando io ho detto perché avete chiamato questa la terza guerra mondiale, dovrebbe essere la quarta guerra mondiale, c'è stata una guerra mondiale che non si è concretizzata in scontro diretto ed è stata definita guerra fredda, però tutta la mia giovinezza, tutta la mia adolescenza, tutta la mia giovinezza in realtà sono state in questo contesto. La guerra che la finanza sta facendo ai popoli e che la politica sta facendo ai popoli, perché in realtà la dimensione europea, la comunità europea così come noi la conosciamo, si configura in realtà come uno scontro, sebbene ancora non dichiarato, fra chi governa questa comunità europea, che tra l'altro ha dei presupposti che sono puramente economici, ma che non sono, sono dei presupposti che non sono mantenuti nella realtà. Quella che deve essere una soluzione economica ai problemi dell'Europa non è una soluzione economica ai problemi dell'Europa, è tutto quello che ci sta intorno, è tutto molto indefinito, è una situazione politica su cui nessuno di noi è mai stato chiamato a giudicare una unione che ci è stata in qualche modo imposta. Sono, come vedete all'inizio, non aspettatevi da me delle risposte, io non sono politico, non sono qua per chiedere i vostri voti e io non risolverò assolutamente nessuno di questi problemi, sono qua perché mi è stato chiesto di partecipare a questo incontro e raccontare quello che è il coacervo dei pensieri che non trova soluzione, che in questo momento girano tra i miei pensieri, girano nella mia testa. Hai parlato di scarnificazione, di riduzione dell'uomo al rapporto tra consumatore e produttore, e una domanda per forza te la dobbiamo fare: cosa ne pensi della proposta ultima di un amministratore pubblico del Comune di Venezia e del neo ministro dell'integrazione che vorrebbero sostituire la figura del padre e della madre con la figura del genitore 1 e del genitore 2? Sono delle cose che dal mio punto di vista sono così surreali che non trovo una dimensione plausibile nelle parole. Io credo che l'unica parola che è in grado di definire il tempo che noi viviamo è la parola sgretolamento. Ogni dimensione pubblica, ogni dimensione privata, ogni dimensione sociale è determinata da uno sgretolarsi e un ricadere su di sé. Stiamo assistendo alla distruzione in tempo reale, all'autodistruzione in tempo reale di una società. Io non credo che la politica in questo momento sia in grado di rispondere a quelli che sono i problemi dell'uomo. Per riuscire a ritrovare una serenità che mi permetta di vivere, ho bisogno di abbandonare
il luogo proprio della politica, perché non vedo in questo luogo una soluzione plausibile, e alzare lo sguardo al cielo. La salvezza dell'uomo non è determinata dalle istituzioni che l'uomo riesce a creare. La salvezza dell'uomo è, nel mio intendere la vita, è determinata dal fatto che è avvenuto un fatto molto tempo fa che noi chiamiamo incarnazione. C'è un salvatore dell'uomo e l'uomo si salva solo in riferimento a questo salvatore. Questo non significa che noi non viviamo il nostro tempo e non siamo chiamati a risolvere tutti quelli che sono i nostri problemi. L'attacco alla famiglia, l'attacco alla Chiesa sono le due punte di diamante dell'attacco alla condizione umana, perché la distruzione dell'uomo presuppone la distruzione della famiglia, che è la distruzione dell'uomo così come l'umanità ha conosciuto se stessa. Presuppone la distruzione della famiglia e la creazione di un cittadino generico, virtuale, che non ha storia, che non ha famiglia, che non ha tradizioni, che non ha anche dei difetti, perché la vita è composta anche da una certa quantità di difetti. E l'idea che invece debba esistere è un'idea virtuale della dimensione sociale, che è slegata dal tempo, dalla storia, dalla geografia, appunto dalla famiglia e dal credo. Ma faccio fatica a parlarne perché vorrei rifuggire la polemica. La polemica non è una buona consigliera dell'umanità. Il tempo in cui i comici fanno i politici è un tempo molto triste, non si può ridere dei problemi seri, in qualche modo bisogna farsene carico, e non si può neanche risolvere il problema appunto con la polemica. Bisogna accettare il fatto che c'è una mutazione in atto, che si tenta di mutare la dimensione antropologica dell'uomo, di toglierlo la propria storia, di toglierlo la propria famiglia, per farne un cittadino virtuale, un cittadino perfetto. Per cui cioè, l'idea stessa che solo pochi anni fa, in qualsiasi contesto, non è un problema di destra o di sinistra, io ho presente un partito comunista della mia adolescenza, che era un partito con una moralità pubblica e privata fortissima. Togliatti per fare accettare al partito il fatto che si era messo con il Deiotti non è stata una cosa molto semplice, perché aveva una moglie. C'è stato un periodo in cui il Partito Comunista era un partito che noi giovani definivamo bigotto, perché era molto legato a una dimensione profonda del vivere. Se i vecchi comunisti che io ho conosciuto quando ho creduto, sono diventato comunista, sentissero parlare di genitore A e di genitore B, si alzerebbero in piedi, schiaffeggerebbero in maniera forte. Chi si azzarda a dire una cosa del genere? Però il mondo cambia, appunto, e non possiamo risolvere questo problema con una battuta. Dà l'idea di come il mondo in un attimo si sia sgretolato, stia cadendo su se stesso. Per cui l'idea stessa della libertà di parola e della libertà di pensiero si scontra con una volontà impositiva che determina ogni giorno una legge nuova, ogni giorno un problema di quelli che una volta venivano definiti una contraddizione insieme al popolo, viene risolto con una legge che dice: tu sei fobico di qualcosa. Qualsiasi sia il problema, la soluzione è che se c'è un problema c'è una fobia, c'è un problema in atto e va accettato nella sua complessità. Però non voglio ridurre a battuta. Io mi stupisco che in un paese come l'Italia ci possa essere una persona insignita di una qualche autorità che in pubblico dice una cosa di questo genere. Cioè non esiste più un padre e una madre, ma esiste un genitore A e un genitore B. Cioè sono io che sono stupito e sei tu che sei fuori dal mondo. Dopodiché che tu cerchi di fare passare me
per uno sporco reazionario che deve finire in galera, questo apre una serie di problemi che fino a poco tempo fa io nemmeno immaginavo. Poco fa hai parlato di quanto a volte la politica abbia in qualche modo sradicato le identità e abbia voluto dichiarare guerra ufficialmente alla tradizione e anche alla religione. Tu sei stato in Mongolia, tra l'altro in Mongolia hai registrato un disco dei CSI, e in Mongolia, se non sbaglio, proprio a Ulan Bator, poco prima che ci fosse l'invasione sovietica, esisteva un grande tempio buddista, forse il più grande tempio buddista di quella zona, se non ricordo bene, che è stato smantellato poi dall'Unione Sovietica. E non erano passati poi così tanti anni da quando il nome del tuo gruppo si chiamava appunto con la sigla del partito che aveva fatto smantellare quel tempio. Che tipo di reazione hai avuto quando ti sei sentito raccontare quelle storie da quelle persone? Ma io ringrazio Dio della mia vita e del percorso che ho fatto, chiedo anche perdono per certe singole cose, però dal punto di vista umano davvero. Io sono nato in una famiglia tradizionale cattolica, lo dico sempre, ma vale la pena di ripeterlo anche qua, che magari è la prima volta che lo sentite. Sono nato in una famiglia tradizionale, in una famiglia cattolica, e sono cresciuto cattolico e felice, sereno. Sono stato cresciuto da una vecchia nonna e sono stato cresciuto bene. Sono cresciuto in un momento tragico per la mia famiglia. Eravamo poverissimi, mio padre era appena morto, non eravamo... avevamo appena di che sopravvivere e io ero felicissimo perché vivevo in una situazione, perché io mi sentivo amato, perché facevo parte, perché ero parte vivente di una storia. È quello che richiede una vita nuova che si affaccia sulla scena, qualsiasi sia la scena su cui si affaccia. Io, forse perché sono cresciuto con una vecchia nonna in una vecchia casa di montagna, in un momento mia nonna diceva: questo è il nostro inverno, tutto va male, e sono cresciuto con lei. Io mi rendevo conto comunque che già eravamo privilegiati, perché mia nonna mi raccontava di quello che era successo appena prima che io nascessi, che era stata la guerra precedente, poi la guerra precedente ancora. Lei tutta la sua vita ricordava solo guerre. E niente, sono vissuto in questo che io chiamo la fine di un lungo medioevo, che è potuto sopravvivere in piccole comunità di montagna finché non è arrivata la strada asfaltata e la televisione. Nel mio paese, con la mia nascita, lo stesso anno in cui sono nato, è arrivata la strada asfaltata, e l'anno dopo è arrivata la televisione. E in un attimo un mondo è finito. Non c'è stato più niente da fare, bisognava soltanto rendersene conto. E quando io sono diventato adolescente e ci siamo trasferiti in città e ci siamo ritrovati a Reggio Emilia, io sono cresciuto per come il mondo intorno a me faceva crescere, permetteva ai ragazzi di crescere. Mi è stata tolta la mia casa, sono stati tolti gli animali, mi sono stati tolti i vecchi, il prete, la parrocchia, mi sono trovato in un appartamento di un quartiere nuovo, in una scuola pubblica, e ho scoperto la modernità, e l'ho scoperta con molto interesse da parte mia. Io per lungo tempo ho pensato di essere nato con il beat, sono nato perché c'è stata questa rivoluzione, tra virgolette, di costume, che chiamiamo l'era del beat, a cui poi gli anni 60 in qualche modo, a cui è conseguito il maggio, e quindi la scoperta della politica, e per me questo è stato, come dire, naturale, è stata la mia crescita, sono cresciuto in quegli anni e sono cresciuto in quel mondo, e ho abbandonato senza, come dire, tutto quello che mi era stato insegnato. Era la mia infanzia, era quello che mi era stato dato, e però crescendo è cambiato tutto, e io mi sono reinventato, convinto di reinventarmi bene, con tutta l'intelligenza e con tutta la capacità. Ho messo in atto tutta la mia intelligenza, tutta la mia capacità per essere un cittadino moderno, del mondo moderno, e poi piano piano
nel tempo, cose che io pensavo profondamente positive si sono rivelate in realtà non così positive, non così profonde, fino a che è cominciato a crescere un certo fastidio per le cose che stavo facendo, per le idee che stavo che stavo rappresentando, e ho cominciato a provare sempre meno soddisfazione per questa vita che io mi ero costruito con la convinzione di essere nel giusto. E sono arrivato in Mongolia, per arrivare alla tua domanda, ad esempio, scoprire che la storia è molto più complessa di come io me l'ero raccontata per tanto tempo con la convinzione di essere nel giusto. La Mongolia comunista era una specie di riserva privata per grandi burocrati dei partiti comunisti del mondo. Era un paese a cui non si poteva accedere. Era un paese suddiviso in 18 province e i mongoli non avevano il diritto di passare da una provincia all'altra. I mongoli sono l'unico popolo nomade a tutt'oggi sulla terra, inchiodati per 50 anni di comunismo alla loro provincia senza la possibilità di accedere alla provincia vicina. Un paese in cui la rivoluzione comunista aveva ucciso un terzo dei propri abitanti perché non rieducabili rispetto all'uomo nuovo in quanto eccessivamente religiosi. Cioè, nel giro di pochi giorni sono stati distrutti tutti i monasteri. La Mongolia, nella sua realtà, che io ho scoperto quando sono arrivato in Mongolia, era il paese più religioso dell'Asia. A Ulaanbaatar, che è il nome che i sovietici hanno dato a Ongi, che è l'antica capitale, Ulaanbaatar significa eroe rosso, Ulaanbaatar in realtà era un coacervo di monasteri e di università religiose. C'erano più di 1000 monasteri e sono stati distrutti in 7 giorni. È rimasto un monastero che per un po' di tempo è diventato il museo dell'ateismo e poi è stato abbandonato perché non c'era più bisogno. È stato estirpato in senso religioso di una popolazione, uccidendo tutti coloro che non potevano essere rieducati. E rimani perplesso. Noi stavamo scendendo verso il deserto del Gobi, una sera ci siamo fermati in un luogo e la nostra guida non voleva assolutamente che noi ci fermassimo lì, però il posto era bello e noi ci siamo ribellati, poi ho detto no, non ci fermiamo qua, se te vuoi andare avanti sul cazzo tuo, insomma noi stiamo qua, e quindi ci siamo fermati e abbiamo scoperto che in realtà noi non avremmo potuto fermarci in quel luogo perché quel luogo era un antichissimo monastero distrutto che io ho cantato in Ongi, questa è una canzone del disco che il CSI hanno fatto in Mongolia. È stato bombardato una mattina, sono stati uccisi tutti i monaci e passata quella collinetta sotto cui noi eravamo campeggiati c'era ancora, esattamente come 30 anni prima, il resto di questi enormi monasteri. C'erano pezzi di statue del Buddha, pezzi di stupa, tutto, cioè lì, assolutamente immobile nel deserto. Cominci a ripensare, come dire, non c'è dubbio che, come diceva il comandante, come diceva il presidente Mao, la rivoluzione non è un pranzo di gala. Quando uno pensa di ricostruire un mondo migliore, accetta una qual certa dose di violenza e di malvagità, però poi pian piano nel tempo bisogna considerarla questa dose di violenza e questa dose di anti-umanità. Lo scoprire che comunque la distruzione della piccola proprietà in Russia ha decretato la morte per procurata fame di 40 milioni di piccoli proprietari, ti lascia un attimo perplesso, dovresti discutere insomma sul so dell'avvenire che avanza. Tanti problemi e tante cose. Tu adesso vivi in un piccolo borgo nell'Appennino Tosco-Emiliano che si chiama Cerreto Alpi. In questo piccolo borgo si sente molto
il fuoco della comunità. E, leggevo una frase qualche giorno fa, insieme ad alcuno qui seduto davanti a noi, che recitava: la tradizione non è adorare le ceneri, ma conservare il fuoco. Molti di voi sapranno che fino a poco tempo fa all'interno delle case di queste piccole comunità si conservava il fuoco, si lasciava acceso un focolaio che le donne di casa dovevano custodire tutta la giornata, specie ovviamente nei luoghi di montagna. Che significato ha per Giovanni Vito Ferretti la parola tradizione in relazione al vivere all'interno di una comunità? In questi anni ho molto riflettuto su questa parola, allora butto subito lì i pensieri più forti. In realtà la tradizione è una continua traduzione, perché cambiano i tempi, una tradizione che non è capace di tradursi, cioè quindi di aprirsi ad altri, finisce velocemente. Una tradizione è anche un continuo tradimento, e una tradizione è anche una lenta decadenza. Tutte le cose che vivono sulla terra hanno un corso naturale, nascono, crescono e decadono e muoiono. Tutto è soggetto a questa dimensione. Al di fuori di questa dimensione esiste Dio, e bisogna alzare gli occhi al cielo e guardare qualcosa che sta al di sopra del naturale. Ma nel naturale non c'è plausibilità altra. Si nasce, si cresce, si muore. Si può crescere a lungo e sopravvivere a lungo. Comunque è un tempo che, rispetto al tempo divino, è il battere di un ciglio, insomma, è il respiro. La tradizione del nostro popolo, una tradizione che negli ultimi 1500 anni è diventata la cristianità d'Occidente. Perché la tradizione che lega questo popolo è la cristianità d'Occidente, è morta, e bisogna accettarlo. Non siamo morti noi, non è morto il cristianesimo, quindi si tratta di accedere ad una trasformazione di questa tradizione. Credo che l'unico spazio che in questo momento la tradizione si può permettere è l'elaborazione del lutto, il fatto che non esiste più una tradizione. Non è possibile fare marcia indietro, non è possibile. Nemmeno le parole sostengono più la tradizione, perché persino le parole tradizionali hanno un senso diverso oggi nel nostro vivere quotidiano. L'unica parola che non cambia, e qua metto un punto interrogativo, perché perché io ho assistito a cose che mi hanno lasciato perplesso, è la parola liturgica. È l'unica parola che non cambia, perché è una parola che non dipende dalla volontà dell'uomo, dipende dall'accettazione dell'uomo, ma è una parola divina, e quindi i conti sono più alti e diversi. Ma la tradizione dei nostri popoli, la tradizione del nostro popolo è finita. Il secolo XX l'ha distrutta alle radici. Noi possiamo semplicemente percepirne la mancanza ed elaborare questa mancanza. Non c'è nemmeno la possibilità. La tradizione è un rapporto vitale, è un rapporto di carne e di sangue, non si può imparare aprendo una scuola tradizionale, è la morte stessa della tradizione. Necessitano conti nuovi. Da questo punto di vista non è possibile salvarsi tornando al passato, anche perché sarebbe l'idealizzazione di una tradizione e non la tradizione. Torniamo alla tua storia,
una storia un po' più recente rispetto a quella della nostra civiltà. Adesso ti diamo l'occasione di poter rispondere ufficialmente a tutti coloro che ti hanno criticato, minacciato, insultato, deriso su davanti a una tastiera, poi perché insomma non è che forse il coraggio di presentarsi qui, o più che altro non hanno voluto perdere un'ora del loro tempo per venire qui. E quando appunto abbiamo pubblicato un articolo che annunciava la tua partecipazione a questo evento, in molti sono rimasti delusi, stupiti. Tu stesso ci hai detto, quando ci siamo incontrati, che molte persone che tu pensavi l'avessero in qualche modo capito si sono arrabbiati con te, hanno detto: Giovanni, ma che fai, ma non ci andare lì, è un posto pieno di gente cattiva, insomma, pensiamo e fare una foto da qui, perché veramente non ne vedo di cattivissimi. E invece molte altre persone dalle quali ti aspettavi forti critiche ti hanno detto: bravo Giovanni, hai fatto bene. E in questa domanda te ne includo un'altra. Tu hai militato in passato, prima di creare il gruppo CCCP, con Lotta Continua, quindi con una formazione politica che ha segnato la storia in un periodo particolarmente violento, dove molto probabilmente, se 30 anni fa ti avessimo chiesto di venire qui a parlare con noi, sarebbe stato impossibile anche solo sentirci telefonicamente, piuttosto che comprendere il motivo dell'invito. Tu 30 anni fa avresti mai immaginato di poter partecipare poi a una festa come quella da Trevi, dove poi in realtà è sì una festa in qualche modo politica, perché si trattano temi ed argomenti dell'attualità, ma non è una festa partitica, per cui è una festa di parte ma non di partito. Quindi cosa ti passa per la testa, e soprattutto 30 anni fa ti saresti mai immaginato di partecipare ad un evento come questo, e cosa vuoi rispondere alle persone che hanno criticato la tua scelta di partecipare? Io le rispondo alle persone che criticano le scelte mie, non rispondo, ognuno ha la libertà, la facoltà di pensare assolutamente quello che vuole, compreso io. E siccome io rispondo alla mia coscienza e a dire delle mie azioni e non dei pensieri degli altri, insomma, grazie a loro, con grande serenità. 30 anni fa io ero molto diverso, non avrei, non dico immaginato di essere qua stasera, ma non avrei nemmeno immaginato il mondo in cui noi viviamo. Io non avrei immaginato che la vita 30 anni dopo avrebbe avuto una dimensione così virtuale, così slegata dalla carnalità, e non credo che nessuno che abbia la mia età potesse immaginare un cambiamento così strepitoso del vivere. Due giorni fa al telegiornale ho sentito come notizia del telegiornale il fatto che un padre canadese o americano aveva deciso di offrire ai suoi bimbi la possibilità di vivere in un tempo prima di internet. C'è una cosa allucinante, è che questa sia una notizia del telegiornale. Ecco, il mondo è cambiato molto di più di tutti coloro che sono lì a computare il cambiamento possano neanche lontanamente immaginare. Però, voglio dire, non è neanche che 30 anni fa fossimo tutti così stupidi e così definibili a priori o posteriori in una fissità. Io mi ricordo che, per quanto fossi sciocco, un sciocco estremista di sinistra di buoni sentimenti, come mi definisco, rimasi molto colpito ad esempio dal fatto che Pasolini, dopo Valle Giulia, avesse scritto una poesia in cui diceva: io sto dalla parte dei cimerini e non dei vostri. Indipendentemente dal valore che noi diamo alle persone, la libertà umana vive in mezzo a noi se uno sa vederla. Non lo so, Mishima si è presentato all'università occupata dagli studenti dello Zen Kyoto, tra le formazioni di sinistra del tempo, e lui era un grande intellettuale di destra ed è andato all'università. Cioè, io credo che sia proprio facoltà della libertà fondamentale degli uomini in ogni tempo e in ogni situazione
uscire dagli schemi. Quindi, come dire, non me lo sarei immaginato, ma anche con gli occhi di allora non mi stupisco più di tanto, anzi, devo dire che da questo punto di vista anche con gli occhi di allora potrei apprezzarmi. Direi bravo Ferretti, comunque se ti invitano ci vai, perché se il Signore ti ha dato facoltà di rispondere o di non rispondere, uno può sempre anche alzarsi e andarsene via se trova che la situazione sia eccessivamente sgradevole per lui, e non mi pare tanto che sia quella in cui io mi trovo. Però credo poi gli uomini vengono giudicati per le loro azioni. Allora se uno è codardo e codino, cioè se uno ha una eccessiva paura anche semplicemente della propria curiosità e deve sempre sottostare al giudizio di coloro che gli stanno intorno, beh, questa è una ben triste vita. Comunque io devo rispondere delle mie azioni, alla mia coscienza e a Dio e a nessun altro. Faccio un'ultima domanda, poi diamo la possibilità al pubblico di farne qualcuna. Dovranno essere molto brevi perché poi proietteremo il film Fedeli alla linea. Una domanda che riguarda più che altro l'attualità. Abbiamo parlato di molti argomenti alti che trattavano la spiritualità, l'identità, la tradizione, e tu all'interno di queste risposte hai sottolineato quanto la politica non possa dare delle risposte definitive a determinate esigenze, che sono poi le esigenze dell'uomo, dello spirito, ma anche della carne. Al tempo stesso noi crediamo che la politica con la P maiuscola possa svolgere un ruolo nella socialità quando è intesa come dono di se stessi verso la comunità. Sappiamo che tu leggi poco i giornali, però volevamo chiederti se nella politica di oggi vedi uno spiraglio, una speranza, magari in persone, in movimenti, in comunità, e se credi che ci sia appunto ancora spazio all'interno della politica per poter dire la propria e soprattutto per poter crescere anche umanamente e poter coltivare la speranza di cambiare le cose che ci sono intorno e di cambiare le cose che sono all'interno, quindi che sono dentro noi stessi. Se la politica è una dimensione così importante della socialità, che dire non credo più che ci sia alcuna possibilità è impossibile a dirsi. Credo che la dimensione politica, dando alla politica la sua accezione più burocratico-amministrativa, diciamo così, i partiti, il governo, le istituzioni, sia nel periodo peggiore. Io ho 60 anni e sono nato negli anni 50, quindi alla fine della guerra, mentre cominciava il boom economico, e comunque questo paese ha superato una serie di crisi non indifferenti, salvaguardando in qualche modo la propria identità, la propria coesione e una vivibilità. Credo che questi ultimi anni siano anni di incarognimento della politica. Sembra quasi che si tenda a una resa dei conti finali, che comunque quando la vai a vedere nella realtà vuol dire la scomparsa della metà della popolazione comunque di questo paese. Non vedo e non ho buone prospettive da un punto di vista politico. Credo che non si possa buttare via comunque la politica, perché la politica è una necessità del vivere sociale e civile. Se questa politica non è più in grado di rappresentare la realtà, è in qualche modo qualcos'altro dovrà rappresentarla. Non può esistere il vuoto nella dimensione umana, non può esistere il vuoto nella dimensione sociale. Io ho smesso da tempo di votare a sinistra, faccio una fatica incredibile a votare a destra, non so proprio da che parte per girarmi, però continuo a pensare anch'io che la politica sia, nella sua accezione più alta, un servizio alla comunità.
Però la politica è anche istituzione, è anche corpo legale, è anche organizzazione dello Stato, e credo veramente che la situazione che noi viviamo sia la più bassa possibile che un paese si possa permettere. Ci sono domande al pubblico? Ok, devo farti portare il microfono. Niente, mi chiedevo esattamente quanto dell'attuale vicinanza alla fede o riacquistata vicinanza alla fede ci fosse nella produzione artistica dei CCCP, perché alcune canzoni sembrano prefigurare e anzi già far sembrare compiuto un processo di riavvicinamento. Penso alla famosa Madre, che è migliore di tanti canti di chiesa attuali, o anche altre. L'immortale Punk Islam o Palestina o molte, molte altre canzoni che sembrano denotare una vena non solo di misticismo, ma anche di consapevole ricerca verso l'alto. Oggi sono molto diverso da quando ero un cantante dei CCCP, però già quando ero cantante dei CCCP il mio momento di distacco e di rifiuto assoluto della tradizione cattolica cominciava già ad avere delle grosse crepe. Mi ricordo ancora, nei primi anni dei CCCP, tornavamo da Berlino. Io ero un panchettone, avevo una cresta colorata, viaggiavo su un Volvo da Zingari, vistosamente, come dire, da un'altra parte, e mi ritrovai salendo verso sulle montagne verso casa, col gomito fuori dal finestrino, la sigaretta in bocca, a canticchiare, e così. Non so per quale motivo, mi ritrovai a canticchiare una canzone che, quando sono arrivata a casa, era Madre di Dio e dei suoi figli. Ci pensai un attimo, tornai a Reggio Emilia, c'erano prima andate a Zamboni, perché a quel tempo era, come dire, il mio alter ego più forte. Gli dissi: senti Zamboni, voltati dall'altra parte, io devo cantarti una canzone. O può essere una canzone dei CCP, se non lo può essere non dire niente, non ne voglio discutere, non sono aperto alla discussione, voglio solo sapere: è plausibile che questa canzone diventi una nostra canzone o no? Gli ho cantato Madre di Dio, così come l'ho sempre cantata, poi mi sono voltato, lui non è andato via, mi ha guardato e mi ha detto: è molto bella, è una canzone dei CCP, rimani così. Ci faccio la chitarra più semplice del mondo per accompagnarti. E quando noi andammo alla Virgin, perché allora avevamo appena firmato un contratto con la Virgin, con grande, cioè quelli che si stupiscono ci sono sempre, cioè quelli che si stupiscono oggi perché sono qua a chiacchierare con voi, al tempo dei CCP si stupirono perché i CCP, invece di fare gli autoprodotti, può essersi autoprodotti per 3 anni, averci rimesso anche le ossa, decisero di lavorare per una multinazionale purché pagasse. E un sacco di gente diceva le stesse cose che dice oggi, così che non dovevate farle, vi siete venduti, avete venduto l'anima e così. Vabbè, noi comunque firmammo con la Virgin, e la Virgin ci disse, perché questo, cioè, il mondo è, tutti sono uguali, disse: i CCP non si possono permettere di cantare una canzone dedicata alla Madonna. Allora io cominciai una discussione, perché io sono sempre stato, come dire, il padrone delle parole nei CCP, e quindi cominciai una discussione più o meno seria, ma non avevo così tante carte a mio favore, cioè era una roba così evidente che era la nostra canzone, non mi ero preparato per rispondere. E rispose Annarella, benemerita soubrette dei CCP, che con quella capacità che solo certe donne posseggono di governare il mondo, disse: Giovanni, lascia perdere tutte queste chiacchiere, ve lo dico io cosa succederà.
Zamboni attacca la sua chitarrina, io esco, Fato riesce, Ferretti canta Madre di Dio dei suoi figli e tutto il nostro pubblico con una lacrima agli occhi e il pugno chiuso canterà con noi. Lode all'intelligenza femminile che genera il mondo. Il mondo sta cambiando velocemente, come abbiamo detto. Non è detto semplicemente che nell'anno di grazia 2013 succederebbe la stessa cosa che succedeva nell'anno di grazia 1985, perché nel frattempo ci sono generazioni che non hanno più idea, cioè i CCP negli anni 80 avevano genitori o nonni o insegnanti o preti che gli avevano insegnato le preghiere, che gli avevano dato un'idea del mondo. Io non credo che nel 2013, cioè la maggior parte dei figli delle persone a cui voglio bene, dei miei amici, non hanno idea di cosa sia la preghiera, non hanno idea di cosa sia la poesia. Gli è stato rubato il mondo e in quel mondo non lo posseggono più. Non hanno idea della storia, non hanno idea della geografia. Sono cresciuti in una scuola libera, laica e dello Stato, cioè sono cresciuti poverissimi, sanno fare i giochini, sanno fare un sacco di cose, ma gli è stata rubata la quota di umanità che invece era un patrimonio loro, personale e inalienabile. È stato alienato. D'altra parte vengono alienate anche le parole, perché è alienata anche la parola padre e la parola madre, di che cosa ce ne rendiamo? Probabilmente se oggi l'equivalente del CCP cantasse Madre di Dio, tutti penserebbero a qualcosa di esotico che ha a che fare con gli sciamani della Mongolia. Questa è la tristezza. Buonasera. Lei, Ferretti, è stato un grande ammiratore di Joseph Ratzinger, il Papa precedente. Adesso invece la Chiesa Cattolica alla guida c'è, sappiamo tutti, Papa Francesco. Oggi Papa Francesco ha scritto una lettera a Repubblica, io non so se lei l'ha letta, rispondendo ad Eugenio Scalfari, che aveva, insomma, Eugenio Scalfari sappiamo tutti che è un ateo, aveva fatto una serie di domande nei mesi scorsi a Papa Francesco, e oggi Papa Francesco ha scritto questa lettera molto lunga a Repubblica, e in un passaggio che mi ha molto colpito, rispondendo all'accusa di Scalfari, cioè all'obiezione di Scalfari sul relativismo, Papa Francesco risponde dicendo che anche la relazione tra l'uomo e Dio, che anche il rapporto tra l'uomo e Dio è una relazione, dunque che lui non trovava scandaloso, o comunque non trova scandaloso l'idea del relativismo in sé. Siccome lei, l'ho sentito più volte che lei, insomma, diceva che non crede al pensiero debole, non chiede, insomma, crede invece a degli assoluti, no? Io volevo farle questa domanda: secondo lei Papa Francesco fa parte di questo sgretolamento che lei ha descritto in alcuni passaggi, insomma, di questa chiacchierata, oppure Papa Francesco è qualcos'altro? Io credo che, non dico di, io so di non avere tante risposte, e comunque una delle cose che mi ha sempre più colpito nella lettura del Vangelo è: Maria taceva e meditava in cuor suo. Allora, per buona parte del dibattito pubblico io preferisco tacere e meditare, perché non so cosa dire. Allora, io ho un rapporto molto forte e molto strano con questa città, con l'urbe, con la città di Roma, e ho un rapporto fortissimo perché sono, come cattolico, io sono un bimbo, non sono un cattolico adulto, sono un cattolico bambino, e il cattolicesimo mi è arrivato così e io me lo voglio salvare in questo modo. Ah, non è necessario sapere tutto quello che dice il Papa. Non è mai successo che i cattolici, da che mondo è mondo, sapessero tutto quello che dice il Papa. Non tutti i papi devono essere santi, non tutti i papi devono essere perfetti, ma sono il Papa. Se il Papa dice qualcosa che io non capisco o su cui non sono d'accordo, sto zitto
medito in cuor mio. Può darsi che alla fine scopra che ha ragione lui, può darsi che no, comunque lui è Papa. Detto questo, noi viviamo una condizione straordinaria che nessuno ha mai vissuto e io di questo ringrazio Dio. Ci sono due papi, un papa emerito e un papa regnante. Il papa regnante non regna e il papa emerito non parla. A me ne avanza. Comunque io credo che Francesco sia un dono di Benedetto. Se Benedetto non rinunciava al soglio pontificio, Francesco non ci sarebbe. Quindi ringrazio Dio, taccio e medito in cuor mio. Comunque io non leggo la Repubblica per sapere cosa il papa sta dicendo. Scusate, l'ultima domanda, perché altrimenti siamo strettissimi con i tempi. Buonasera a tutti e ciao Giovanni. Io sono una forza del passato, vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale di altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini. Ti ho considerato da un po' di tempo a questa parte una forza del passato. E ti ci rispecchi per tagliare corto, perché sennò sarei lungo, la montagna, mio nonno, le cose, insomma. Eccomi, è finita la domanda. Ciao, sono io. Ciò che fu, ciò che è stato, canto eroico dei canti, canto sempre cantato, un bardo lo intonò nel tempo antico, risuonò nelle valli, sulle cime, tutto era selva, tutto era foresta, cantò onore e gloria prima che fosse storia, risuonò mille anni, mille anni. Un monaco cristiano intese l'eco, fu salmodiato tutto il Medioevo. Sul ritmo degli armenti fu canto di pastori in transumanza, poi il canto si inceppò, poi tacque. Ora, terzo millennio iniziato, scomparsi agricoltura e allevamento, una modernità già vecchia e malandata, tutto torna selva, torna foresta, dai monti, nel vento, l'eco di un canto, ciò che fu. Ciò che è stato, canto eroico dei canti, canto sempre cantato. Grazie. Allora, prima della proiezione del film, noi abbiamo voluto farti un piccolo regalo che poi ce lo porta Laura, volontaria di Adregio. È la nostra maglietta dove c'è la frase di Ezra Pound: il tempio è sacro perché non è in vendita. Per cui grazie ancora di essere stato con noi, grazie a tutti voi.